La tomba di Cleopatra, l'ultima regina dell'Egitto, potrebbe essere stata trovata. In effetti, una missione archeologica internazionale ha scoperto un tunnel scavato nella roccia sotto l'antico tempio egiziano di Teposiris Magna, che potrebbe portare alla tomba perduta di Cleopatra, l'ultimo sovrano del Tolemaico egiziano dal 51 al 30 anno corrente. La galleria segreta. L'archeologo Kathleen Martinez dell'Università di Santo Domingo ha scoperto il tunnel segreto sotto il tempio di Teposiris Magna, è stato a lungo impegnato nella ricerca su Cleopatra. Il Ministero del Turismo e dell'Antichità egiziana ha quindi annunciato la scoperta, descrivendo il tunnel come un prodigio dell'antica tecnica di ingegneria, simile al tunnel di Eupalinos sull'isola greca di Samos. In dettaglio, la galleria è lunga 1300 metri e si trova profonda 13 metri. All'interno finora sono state trovate mummie con lingue in stile greco-romana sepolte di fronte al tempio, due statue di alabastro dell'era tolemaica e vasi e contenitori ceramici. Parte del tunnel è sott'acqua, forse a causa di antichi terremoti che hanno colpito la regione tra il 320 e il 1313. Queste catastrofi naturali potrebbero aver portato al declino di Teposiris Magna. Tuttavia, i risultati sembrano confermare la tesi dell'archeologo Martinez, secondo la quale l'area era una vera tomba. Se lo troviamo, è la scoperta più importante del XXI gradi secolo. Il tempio di Teposiris Magna, dedicato a Osiride, il dio dei morti, si trova nella periferia di Alessandria. Secondo l'archeologo Martinez, l'ultima regina d'Egitto potrebbe essere sepolta qui. Ottenere il permesso di indagare, tuttavia, non è stato facile. Dopo aver ignorato centinaia di email, Martinez è riuscito a prendere un incontro al Cairo con il famoso archeologo Zay Hawass, allora ministro dell'antichità egiziana, soprannominata l'Indiana Jones of the Fouani, e ha avuto due mesi per condurre gli scavi sul sito. Ora i lavori sono in corso dal 204, ma la nuova scoperta è il test più convincente che Martinez è sulla strada giusta. Questo è il luogo perfetto per la tomba di Cleopatra, ha detto Martinez al blog Heritage Key. Se c'è l'1% della possibilità che l'ultima regina d'Egitto sia sepolta lì, è mio dovere cercarla. Se scopriamo la tomba sarà la scoperta più importante del XXI gradi secolo. Se non scopriamo la tomba, avremo fatto grandi scoperte qui, all'interno del tempio e fuori dal tempio. San Casciano, 24 statue di bronzo recuperate dall'acqua. Scoperta eccezionale, scoperta più importante dopo Riace. La storia di Cleopatra e Marco Antonio. Cleopatra è considerata la prima celebrità del mondo antico, discendente del generale Alessandro Magno. Divenne Cleopatra VII, regina d'Egitto, alla morte di suo padre, Tolomeo XII, e suo fratello fu nominato re Tolomeo XIII. Regnò insieme a suo fratello dal 51 anno corrente al 30 anno corrente, fino alla sua morte. Secondo alcune ricostruzioni storiche, Cleopatra aveva una relazione con il secondo uomo romano Marco Antonio sotto il comando di Roma dopo Giulio Cesare. Alla morte di Giulio Cesare dopo un periodo tumultuoso, arriviamo all'istituzione del triumvirato con tre uomini sotto il comando dell'impero: Ottaviano a Roma, Lepido nelle province occidentali e Marco Antonio nelle orientali. Marco Antonio si trasferì in Egitto, dove regna con il sostegno dell'amante Cleopatra. Ma il suo modo di governo, vicino alla monarchia orientale assoluta e la sua rimozione dalle usanze romane per avvicinarsi a quelli egiziani non sono visti favorevoli da Roma. La rivalità con Ottaviano si restringe e diventa. Antonio è sconfitto nella battaglia di Azio, al largo della costa della Grecia, e si rifugia ad Alessandria con Cleopatra. La città, tuttavia, viene assediata e conquistata dalle forze di Ottaviano. Marco Antonio si suicida tra le braccia dell'amante e poco dopo, per non cadere nelle mani del nemico, anche la regina si suicida. Dove è sepolto? È rimasto un mistero. Fino ad oggi. Egitto, esposto per la prima volta su Agesse Hidden Treasures, 9 icone copte in mostra sono.